Benvenuti ragazzi ad un nuovo episodio di Paranormal Games. Oggi parleremo del caso di Pappy.page, un ragazzo di nome Rouge, dalle origini francesi, amava giocare a titoli molto particolari, molto vecchi, se così possiamo definirli. Lui era un amante dei MAD, i vecchi giochi di ruolo testuali, all'interno dei quali gli eventi, le azioni non vengono intraprese tramite l'interfaccia grafica, non ci sono modelli 3D, modelli 2D, il tutto viene semplicemente relegato a testo che descrive quello che avviene e immagini statiche. Un giorno questo ragazzo trovò una mail anonima dove c'era un invito all'iscrizione a un MAD chiamato Pappy.page. Rouge, essendo appassionato di questo tipo di videogiochi, non esitò, cliccò immediatamente su quel link. C'era indicato che nel server di gioco erano collegate solamente 3 persone. Lui, incuriosito da questo numero così basso, si iscrisse ed entrò nel gioco. Il gioco sembrava ambientato nella periferia francese. Non si trattava del solito MAD ambientato in un universo fantasy o post-apocalittico. Rouge cominciò subito a giocare, il suo personaggio era un ladro. Il problema però, almeno da quello che ci è stato raccontato dal Rouge in persona, arrivò dopo un'ora di gioco. Si avvicinò un tizio a Rouge, naturalmente sempre tramite chat. Questo utente scrisse a Rouge: "Cujolao". Volevo precisare una cosa, volevo dire che noi siamo a conoscenza di tutti questi eventi perché Rouge, mentre giocava a questo gioco, aveva un blog nel quale cominciò a scrivere le sue avventure all'interno di questo nuovo MAD. Quindi Rouge non diede molto peso a quel cucciolao che gli scrisse Carl e continuò a giocare per altre 2 o 3 ore. Rouge, prima di fare il logout dal gioco, decise di passare un attimo in armeria per vedere, insomma, qualcosa di utile, visto che aveva accumulato abbastanza punti e abbastanza soldi. Solo che, entrando in questa armeria, comparve questa immagine statica del MAD. Era di nuovo Carl, solo che stavolta era disegnato un corpo teso, rigido, con il volto abbassato. Di nuovo nella chat, come era successo in precedenza, un commento da parte di questo Carl: "Cucciolao". Sempre quel messaggio. Rouge decise di fare definitivamente il logout e di andare a dormire, poiché erano le 2 di notte. Scrisse solo una cosa molto molto veloce sul suo blog: "Questo MAD è veramente strano". L'indomani Rouge tornò in game e da lì cominciò l'inferno. Ciao ragazzi e benvenuti al nuovo episodio di Nerd e Noob. Siamo Celeborn e Clasher e oggi parliamo di Cucciolo Page. Non è vero ragazzi, oggi parliamo dei cheat. Parleremo degli hack che affliggono i videogame per computer.